È toccata proprio a lui, a Gigi Simeoni, disegnatore bresciano di 40 anni, la sorte di rispolverare un vecchio genere, quello del romanzo a fumetti, stavolta però inedito. Il suo Gli occhi e il buio è il primo di una serie, si spera di successo, che verrà pubblicata dalla storica casa editrice Bonelli, quella di Tex, per intenderci. Ambientato a Milano, giusto 100 anni fa, Gli occhi e il buio si svolge fra Piazza del Duomo, il Teatro La Scala e i vecchi Navigli. Gli occhi e il buio, per la moltitudine di implicazioni che si possono vedere tra l'elemento occhi e l'elemento buio. Non è una strada a senso unico, gli occhi non servono solo per vedere e il buio non è solo o non è sempre nemico e negazione della vista, può essere anche amico degli occhi. Occhi che non vogliono farsi vedere, nel buio si nascondono. L'idea di posizionarlo all'inizio del Novecento e a Milano viene, facendo una sintesi, perché in realtà l'idea mi è venuta da varie prendendo in esame varie situazioni, soprattutto inizialmente dalla voglia di parlare delle avanguardie artistiche dell'inizio del Novecento, quindi il cubismo, il fauve, l'astrattismo nel 1910, Kandinsky ha rotto gli indugi creando il primo acquerello astratto, quindi ha fatto un gesto che veramente ha dato il via poi a tutto quello che è stato l'astrattismo. Sì. E ho voluto creare un personaggio che fosse un personaggio in grado di lasciare un segno anche lui in un momento culturalmente così effervescente. È una storia che rispecchia molto la vita, anche i drammi della vita quotidiana. Purtroppo la cronaca in questi giorni ci sta dando ragione. E la cronaca nera è compenetrata fortemente nel tessuto della trama della nostra vita quotidiana. Qui si tratta di cronaca nera, ma io non disdegno mai di riuscire a mettere delle spruzzate di commedia, di dramma anche d'amore, di romanticismo, di comicità, che sono le spezie che danno comunque sapore alla nostra vita reale. Quindi non ha senso fare una cosa che sia di genere e che eviti di andare a toccare altri sapori, altre sensazioni. Forse un po' matto, nel senso che ho scelto un mestiere dove la follia è fondamentale per riuscire a viverlo in maniera molto personale.